la Tiforis, se una battuta le sarebbe uscita. Se ognuno si fa la sua vita e se la paga con i suoi soldi, perché dobbiamo andare a giudicarli? Il mio obiettivo è, faccio parte di una forza politica che deve risolvere il problema della povertà in Italia e della disoccupazione. E lo facciamo con strumenti come il reddito di cittadinanza, ma anche tagliandoci gli stipendi. Abbiamo fatto partire fino ad ora 3.500 imprese che danno lavoro a 9.000 italiani, con 20 milioni di euro tagliati a 130 parlamentari della Repubblica. Questo l'abbiamo seguito tra l'altro come trasmissione, combattiamo una parte dei problemi degli italiani, piccolissima, con questo aiuto, per carità. Facciamo con strumenti come il reddito di cittadinanza, ma anche tagliandoci gli stipendi. Abbiamo fatto partire fino ad ora 3.500 imprese che danno lavoro a 9.000 italiani, con 20 milioni di euro tagliati a 130 parlamentari della Repubblica. Questo l'abbiamo seguito tra l'altro come trasmissione combattiamo una parte dei problemi degli italiani, piccolissima, con questo aiuto, per carità. Vabbè, Di Maio si è dimenticato la sovranità monetaria, ma capita. Posso capire, insomma, incalzato dal giornalista, si è dimenticato un dettaglio. Se lo dimenticano spesso, comunque, e questo è un po' preoccupante, anzi comincia a diventare preoccupante.